procedura da seguire per la spedizione di un prodotto in expertise. Come conferma di avvenuta presa in carico della pratica, Schneider Electric invierà questa mail. Come possiamo vedere, il servizio di interruzione potrà essere espressamente richiesto all'indirizzo ITExpre e verrà espletato entro un mese. Inoltre, l'attivazione della procedura di expertise non prevede la restituzione del prodotto, in quanto lo stesso sarà sottoposto a prove distruttive volte ad accertare le anomalie e/o i difetti. Procediamo inserendo all'interno del collo il prodotto da analizzare e consigliamo di utilizzare un imballo rigido per evitare danni durante il trasporto. I documenti da legare al collo sono il weighbill, e la label. Essi vengono forniti in allegato alla mail inviata da Schneider. Ricordate di stampare i documenti. Ritaglio la label e ottengo due etichette. Quella più piccola la inserisco all'interno del pacco. E quella più grande all'esterno. Prendiamo poi il weighbill, lo pieghiamo e lo inseriamo in una busta incollata all'esterno del pacco. Successivamente creo la mia bolla di reso e la compilo seguendo la procedura. Quindi metto come causale reso per prove distruttive. Come indirizzo di consegna l'indirizzo del centro di expertise che trovo nella mail mandata da Schneider Electric. E come destinatario Schneider Electric SPA, via Circonvallazione Est 1, 24040 Stezzano. Alla presa in carico da parte del corriere, invio una mail all'indirizzo itexpre@schneiderelectric.com. L'oggetto di questa mail sarà bolla di reso e allego una scansione firmata dal corriere della bolla di reso fatta in precedenza e invio.